GF15 News, il pianto di Lucia Bramieri, il kem italiano vittima dei bulli. Nuove drammatiche confessioni e pianti all'interno della casa del Grande Fratello. Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sulla 15ª edizione del Cancelletto Grande Fratello, il reality di Canale 5, condotto ogni lunedì da Barbara D'Urso. Le ultime novità ci svelano che il secondo giorno si è aperto con il pianto di Cancelletto Lucia Bramieri ed il drammatico racconto del kem italiano, Angelo Sanzio. Grande Fratello, il drammatico racconto di Angelo Sanzio. Le novità dalla casa più spiata d'Italia riguardano Angelo Sanzio, il kem italiano che si è dimostrato uno dei protagonisti della 15ª edizione del reality di Canale 5. Angelo si è lasciato andare ad una confessione su di un particolare problema, molto attuale in questo momento. Il kem umano italiano ha detto di essere stato vittima dei bulli, che purtroppo si fingevano suoi amici. A tal proposito ha detto di essere stato addirittura picchiato e deriso durante l'infanzia. Ricordiamo che Angelo Sanzio deve la sua fama a Barbara D'Urso, che dopo averlo notato in un servizio realizzato da Nemo, lo ha voluto a Domenica Live. Intanto il GFino ha riferito di essere stato deriso per il suo orientamento sessuale che crescendo gli ha aumentato i problemi. Infine Angelo ha dimostrato un attaccamento viscerale a sua madre, tanto che intervenuta a Pomeriggio 5 ha detto, "L'acqua passata è passata, bisogna sempre guardare avanti con serenità e fiducia", in riferimento al percorso difficile che ha dovuto superare il figlio. News GF, Lucia piange, ricordando il marito Cesare. Un'altra concorrente che si è fatta travolgere dai ricordi è stata senz'altro Lucia Bramieri, dopo che Mariana Falace aveva commosso tutti quanti per le sue dichiarazioni shock sul suo passato. La ragazza aveva confessato di essere stata mandata all'ospedale dopo le percosse del suo ex fidanzato. La nuora di Gino Bramieri ha ricordato con grande enfasi la morte di suo marito Cesare, avvenuta nel 2008 dopo una lunga e dolorosa malattia. La donna ha confessato che suo marito l'amava al di sopra di ogni cosa, tanto da averla protetta anche dalle accuse di un presunto tradimento, affermando, "Tu sei un P. Quella non era mia moglie". Inoltre ha detto che Cesare è il suo tallone d'Achille. Un esempio di marito che ha sofferto moltissimo anche a causa sua, lui era un marito di quelli che stava dalla mia parte a prescindere. Per altre notizie direttamente dalla casa del Grande Fratello vi basterà seguire il sito Blasting News. Cancelletto Gossip.